Consigliere Brambilla, per quanto riguarda il bilancio, dobbiamo temere nuovi tagli per i servizi? Purtroppo il bilancio del 2012 di Regione Lombardia risente sicuramente dei tagli delle manovre nazionali passate e anche della situazione economica complessiva non favorevole. Sono soprattutto due i versanti sui quali abbiamo dei forti timori. Innanzitutto quello dei servizi sociali, in particolar modo quelli che oggi sono garantiti con sempre più difficoltà dai comuni, ai quali verranno trasferite ancora minori risorse per far fronte ai bisogni degli anziani, dei non autosufficienti, dei disabili. E questo è un problema al quale noi cercheremo di rimediare proponendo correzioni al bilancio di previsione. E il secondo versante è quello del trasporto pubblico locale, sul quale ancora mancano le coperture necessarie per garantire i servizi. Costi della politica. Che cosa ha già fatto Regione Lombardia in questo campo? Il Consiglio regionale della Lombardia è stato forse il primo in Italia ad adottare una politica severa, direi, di rigore, giustamente, riducendo del 10% il compenso spettante ai consiglieri regionali e abrogando i vitalizi e il trattamento di fine mandato, nonché alcune indennità ulteriori, quali ad esempio il rimborso di spese di viaggio per Roma o per Bruxelles. È ancora probabilmente poco a fronte dei tagli che i cittadini stanno sopportando. Secondo noi occorre intervenire adesso però anche rispetto ad altri costi, che sono quelli delle società partecipate, delle sedi decentrate di Regione Lombardia. C'è ancora spazio per migliorare. Si avvicina il Natale, un augurio a Brianzoli. L'augurio è quello di poter affrontare il 2012 con un po' più di speranza, con un sorriso, e che il 2012 davvero ci veda mettere alle spalle il periodo più nero di questa crisi e che, grazie anche alla manovra severa che è stata appena varata, si possano mettere ora finalmente le basi per una ripresa solida.